Che non è piaciuta al Movimento 5 Stelle, che ha già annunciato una raccolta di firme tra i parlamentari per procedere all'impugnazione del risultato. I cittadini vogliono sapere come si è arrivati alla nascita del governo Monti e perché il Presidente della Repubblica si è scagliato contro la Procura di Palermo e l'indagine sul rapporto Stato-mafia, sul patto. In questo momento noi possiamo dire soltanto una cosa, Re Giorgio è nudo. È in un momento di grande difficoltà, ci sono i cittadini che premono per sapere. Decisione che non è piaciuta neanche a Beppe Grillo, che dal suo blog si scaglia ancora una volta contro il capo dello Stato, di cui chiede le dimissioni in quanto responsabile dei mali italiani e non più super partes. Paola Motta, Sky TG24.